Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. Sto registrando questo secondo episodio immediatamente dopo il primo, da quanto mi ha preso questo videogioco e da quanto io voglio giocarci. E spero che il primo episodio vi sia piaciuto perché oggi, dopo aver preso il nostro primo Coromon e anche il secondo, ce ne hanno dati due, andremo al Parco Radioso dove penso potremo catturarne altri, a dire la verità. Detto ciò, io vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, mentre quel tipo lì passeggia nell'erba. Siamo nel Parco Radioso. Ok, ci saranno degli strumenti magari nascosti nelle anfratti qui delle piante? Chi lo sa? Nel cestino sì però. 150 di oro. Io vi dico che questa cosa è già meglio di Pokémon da tantissimi punti di vista. Da tantissimi punti di vista è meglio di Pokémon. Entriamo nel Parco Radioso. Salve. Sto cercando di catturare dei Coromon, ma continuano a sfuggirmi dagli spinner. Ecco perché corre nell'erba alta. Magari puoi aiutarmi. Potresti catturarmene uno? Mi aiuteresti un sacco. Torna da me non appena riesci a catturarne uno. Uno qualsiasi andrà bene. Ok, una missione secondaria. Bello. Avanti, Jerome. Concentrati. Ricordati ciò che ti ho insegnato. Indebolisci un Coromon selvatico per aumentare la probabilità di cattura. Perfetto, questa è una cosa normale. Salve Brielle, se tieni premuto il pulsante azione secondaria F o C, ok, puoi associare oggetti per utilizzarli rapidamente in seguito. Ho visto i ricercatori duellanti migliorare parecchio con questo trucchetto. Ok. Salve Silvia, mi piace tantissimo avere Brielle come supervisore. Proprio ieri mi ha insegnato che catturare un Coromon selvatico è più facile se questo viene colpito da paralisi. Ok, non abbiamo Pokémon che facciano paralisi purtroppo, però qui abbiamo uno scrigno che ci dà uno spinner e due torte PS small, una torta PS small. Ok, vediamo che ci sono degli strumenti invisibili magari qui dietro. Nope. Proviamo a catturare un Coromon allora, no? Dai. Butterbeat, ok, ce l'abbiamo già. Proviamo a catturarlo così da darlo al tipo. Butterbeat si è overclockato, cosa vuol dire? È a livello 1 tra l'altro, quindi è proprio una merda. Con morso gelato forse lo ammazziamo. Allora, tenendo premuto, ricordiamoci dei trucchi che ci hanno dato prima. Tenendo premuto sul Pokémon avversario, forse qui, ecco, ci vengono date le sue debolezze e le sue resistenze. Riceve più danni delle mosse veleno ed è resistente a spettro perché è un tipo normale. Non ha niente di particolare questo Pokémon, è proprio una merda. Proviamo a fare graffio. Ok, catturiamolo poi. E lui uccisa colpo, che ci fa comunque male. Oggetti. Allora, per la cattura abbiamo questi spinner, usiamolo. Vai. Non dovrebbe uscire, no? Classici 3 tick. Sì. Vuoi controllare il sommario? No, non lo voglio controllare nel sommario Coromon. Vuoi dare un soprannome a Butterbeat? No, perché tanto lo regaleremo a Tizio. Obiettivo sbloccato. Cube Zero. Ah, ok, guadagni punti esperienza anche catturando Pokémon, giustamente. O meglio, Coromon. Salve tu. E là, hai avuto successo nel catturare un Coromon, certo? Guarda, questo qua è livello 1, che è proprio una merda, prenditelo. Wow, Butterbeat! Il mio supervisore rimarrà impressionato. Va bene. Butterbeat ha lasciato la squadra. Jerome, che stai facendo? Dovevi catturarne uno con le tue mani. Restituisci subito quel Coromon. Ma come? Me l'ho catturato proprio perché era una merdina da regalare. Mi dispiace, hai ragione. Prendere la strada più facile non mi aiuterà di certo a diventare un ricercatore duellante migliore. Tieni, riprenditi il tuo Butterbeat. Ma a me non lo volevo. Ti prego di accettare questo per il tuo sforzo. Ok, spinner argentato, bravo. Sono fatte per catturare i Coromon con maggiore facilità. Devo continuare a provare. Ok, ho completato questa missione secondaria. Andiamo un po' più avanti. Laboratorio ricerca e sviluppo, dove dobbiamo andare tra l'altro. Salve signor pescatore, lei è un allenatore? Buongiorno, bella giornata per pescare, vero? Questo fiume è il posto perfetto per catturare qualche Coromon di tipo acqua. Sì, vorrei pescare anch'io, ma... Non mi dà il tuo amo? No? Peccato.
Cerchiamo un altro Coromon qui, giusto per vedere se esce solo Butterbeat. O magari se ne esce qualcun altro. Ah, punto. Silquill. Interessante Silquill. Ho paura che con morso gelato però lo uccida. Diamo un'occhiata alle sue debolezze. Ok, no, è tipo normale, non è tipo volante. Devo togliermi questa cosa di Pokémon comunque. Vai, morso gelato. Non penso di ucciderlo. Esatto. Lui usa artiglio, va bene. La difesa è diminuita. Ok, qua è giunto il momento di catturarlo. Spinner. Questo per è molto più efficace dello spinner. Ok, vabbè, non mi interessa. Questo dovrebbe entrare comunque. Poi magari i Coromon li allenerò. Esatto, catturato. Li allenerò tra una parte e l'altra. Non ve li faccio vedere in video. Diamo un'occhiata a sommario, questo è il nuovo Coromon. Allora, PS, velocità, è veloce, però non è niente di che, alla fine è un uccellino. Tipo normale, rarità comune. Livello 3, va bene. Ha solamente artiglio come mossa che ha il 10% di probabilità di ridurre la difesa fisica. E lui l'ha beccata precisa, un po' come un fortunato questo. Incoraggiamento. Il Coromon fa un discorso di incoraggiamento a un membro della tua squadra. Aumenta i PE di tutti di 15 punti, ma è utilissimo questo da avere in squadra. Tienilo, tienilo. Vuoi dare un soprannome al tuo Silquill? No. Ok. Niente male. Di qua si prosegue? Sì, con altra erba alta. Io però a questo punto andrei qui dentro. Saranno degli strumenti qui invisibili. Guarda qui. Spinner Nanna, ok. Andiamo anche da questa parte. Ah, salve! È Gideon, ecco chi dovevamo trovare nel primo episodio. Amo venire qui durante la pausa pranzo. La bellezza della natura scaccia via ogni brutto pensiero. Sì. Gideon. Vabbè, prendiamo lo strumento qua dietro. Una torta PS. Magari se gli parliamo un'altra volta cambia idea. No. Niente. Niente, Gideon proprio non ci caga. Entriamo nel laboratorio a questo punto. Laboratorio ricerca e sviluppo. Salve. Donald, il guanto è uno strumento potente. Può essere aggiornato con tantissimi moduli per soddisfare ogni tuo bisogno. Ok. Qui dentro però c'è una torta PS che posso prendere. Salve, signorina. Lisa. O Liza. Lavorare, lavorare, lavorare. Devo lavorare. Non c'è tempo per fare una pausa. Stai calma però. Ok, qui non c'è niente di particolare. Quella è la solita tazza di caffè. Motivazione in una tazza. Sei tu? Larry. Tu devi essere il nuovo ricercatore duellante, Glacial. Sì, sono io. E tu chi sei? Ah, lo sapevo, il mio istinto non fallisce mai. Il mio nome è Larry e ti dirò tutto ciò che riguarda il magico mondo del guanto. Vai, ottimo. Da questa parte, prego. Eccoci qua, nell'area di prova dei moduli per guanto. Quel guanto lì sul tuo braccio è un capolavoro tecnologico. Oltre a contenere i tuoi Coromon, può fare tanto altro. È uno strumento multiuso per gli impiegati della Lux Solis. Il design modulare del guanto consente a chi lo usa di installare nuove funzionalità in movimento. Lascia che ti mostri alcune delle nostre ricerche. La mia collega Velma sta calibrando il modulo spinta. Sta ottimizzando il modulo per fargli sprigionare la massima potenza. Forte, vero, Glacial? Continua così, Velma. E Percy laggiù sta sviluppando un modulo tutto suo. Andiamo a salutarlo. Andiamo a salutare Percy. Percy, amico mio. Puoi spiegarci a cosa stai lavorando al nostro nuovo collega? Ah, il nuovo ricercatore duellante è interessato al mio progetto? È piuttosto semplice, vedi? Ho unito una candela di accensione con del gas infiammabile per creare una combustione che. Aspetta, sei troppo tecnico, perché non fai una dimostrazione invece? Con piacere, stai indietro per favore. Ok, questo brucia. Wow, attento, piromane! Scusate, mi sono lasciato trasportare. Va tutto bene, nessuno si è fatto male stavolta. Grazie, Percy. Oddio, chi è quello? Larry Glacial.
tipo Lord. Ah no, è in sedia a rotelle. Pensavo fosse un mantello. Cioè, da davanti sembrava un mantello. Ok, una gaffe totale. Larry, devo rubarti Glacial per un po'. Dobbiamo parlare di alcune questioni molto importanti. Ah, quindi è Glacial di cui mi parlavi prima? Certo, ti concedo il mio protetto. Lui sghignazza sotto i baffi. Beh, come tutte le cose che contano nella vita, il modulo puzza può intendere. Io vado su un po' sul ponte all'interno del parco radioso. Vieni da me quando è finito Glacial, va bene? Si è teletrasportato lui. È un piacere incontrarti finalmente, Glacial. Sono Rigel, non so come pronunciarlo questo. Direttore del laboratorio ricerca e sviluppo. Lascia che ti spieghi tutto in privato nella zona ad accesso limitato. Per evitare l'esposizione alle radiazioni, chiunque entri nel laboratorio deve indossare un camice. Ne ho portato uno della tua misura. Ok, hai ricevuto un camice da lab. Occhiali, va bene, giustamente. Seguimi per favore. C'è anche una telecamera di sicurezza lì, eh. C'è una pepita. Benvenuto nella zona ad accesso limitato. Impressionante, non trovi? Cos'è questo oggetto fluttuante? Questo oggetto è il motivo per cui esiste la squadra speciale dei Titani. Si tratta di un'essenza titanica. Ok, interessante. Ha iniziato a manifestarsi a Velua un paio di mesi fa. E a cosa serve? Tocca a questa squadra speciale scoprirlo. Saresti un ottimo elemento per il team. Volete che mi unisca alla squadra speciale dei Titani? Sì, lo vogliamo. Hai mostrato una motivazione così intensa che ho dovuto per forza fare in modo di assegnarti alla mia squadra. Hai mostrato una motivazione così grande che ho dovuto assicurarmi che fossi assegnato a questa squadra. Sì, l'hai già detto. Ad ogni modo, queste essenze titaniche si di disintegreranno lentamente senza il giusto congegno di contenimento. Di recente, però, abbiamo fatto un gigantesco passo in avanti. Abbiamo progettato un modulo per guanto che ci permetterà di avvicinarci a comprendere l'essenza titanica. Questo modulo, il raccogli essenze, è in grado di stabilizzare l'essenza titanica, oltre ad inviarci preziosi dati per la nostra ricerca. E qui entri in gioco tu. Equipaggeremo il tuo guanto con il raccogli essenze, quindi siamo essenzialmente le cavie. Il che significa che il tuo lavoro, oltre a quello di ricercatore duellante, è aiutarci a raccogliere essenze titaniche. Sarebbe un onore. Dove si trovano queste essenze titaniche? Vieni, ti faccio vedere. Perché praticamente siamo delle cavie, cioè ci ha assegnato questa squadra perché siamo essenzialmente le cavie e continuo a pensare che siano loro i cattivi. L'essenza titanica in questo laboratorio si trovava nel Titano a Isola di Donar, ma questo non è l'unico esistente. Abbiamo individuato la posizione di 6 di queste essenze titaniche a Velua. La nostra ipotesi è che, una volta raccolte tutte e 6 le essenze, solo in quel momento mostreranno il loro vero potenziale. Farò del mio meglio, il nostro personaggio è ancora troppo ingenuo per capire. Tuco, ti dispiace passarmi il modulo? Certo. Ecco qua, Glacial. Il raccogli essenze. Usalo con attenzione. Ok, abbiamo ottenuto raccogli essenze. L'essenza titanica più vicino. Il essenza titanica più vicino è Voltgar, il dominatore delle tempeste. Vedi l'isola di Donar a sud-est della mappa? Lì, nella torre energetica, Voltgar controlla il meteo e dirige le tempeste verso l'isola. Prima di poter usare il modulo raccogli essenze, dobbiamo installarlo nel tuo guanto. È un lavoro di precisione. C'è solo una persona, Velua, capace di lavorare con tale accuratezza. Si chiama Perrin. È un mio buon amico. Lavora come fabbro a Villa Fieno. L'abbiamo già sentito nominare Villa Fieno nella scorsa puntata. Perrin il fabbro abita a Villa Fieno. Ricevuto. Come ci arrivo? Villa Fieno si trova al di là del parco radioso. Una volta installato il modulo, un collega al porto Tasso ti porterà dall'altra parte del mare, nell'isola di Donar. Ti contatterò al telefono se succede qualcosa. Buona fortuna, Glacial, e splendidi speranza. Ok, possiamo entrare qui? Sì. Sembra molto instabile, meglio non avvicinarsi, effettivamente. Abbiamo scoperto che ogni titano è un tutt'uno con l'elemento che padroneggia. Può addirittura comandarlo a suo piacimento. Riesci a immaginarlo? Il potenziale dei temporali a portata di mano. Sì, questi sono palesemente i cattivi, ragazzi. L'energia del sole nel palmo della mia mano. Prima di sviluppare il modello attuale, il raccogli essenze era un po' instabile. Abbiamo distrutto un bel po' di guanti, ma pur sempre in nome della scienza. Ok, ci sono robe con cui interagire qui? Non credo. Trova Perrin a Villa Fieno, installerai il raccogli essenze nel tuo guanto, va bene, sir?
Posso interagire con qualcosa qui con la mappa, magari? Sì, però non fa vedere comunque nulla. Salve, Tuco. La nostra invenzione raccoglie essenze e è in grado di assorbire parte dell'essenza di un titano. Non funziona su Coromon normale. Semplicemente non hanno abbastanza essenze da condividere. Ok. Qui non sembra esserci nulla a parte appunto guanti di Coromon, guanti distrutti. Qui si può entrare. Ci sarà un motivo per cui si può entrare in questa stanza, no? Ehi là? D'accordo, presto, niente. Lui risponde al telefono a caso ogni volta. Niente, non c'è un motivo per cui si possa entrare in questa stanza. Ma ora abbiamo ricevuto la nostra missione. Possiamo però esplorare meglio il laboratorio. Salve. Questo nuovo modulo guanto sarà l'invenzione migliore che abbia mai creato. Va bene. Possiamo prendere qualcosa qui? C'è qualcosa di nascosto, interessante? No? Peccato. Andiamo da un'altra parte. Ma si possono trovare Pokémon qui dentro? Coromon, volevo dire. Uno spinner ghiaccio ha un climatizzatore interno, così Coromon selvatici di tipo ghiaccio sono invogliati a restarci dentro. È utile. Sono invogliati o sono obbligati? Intanto qua ho trovato una torta. Quindi anche negli edifici si trovano robe nascoste. E lì non penso si trovino Coromon selvatici. I Coromon selvatici vivono nell'erba, nell'acqua e nelle caverne. Assicurati di avere abbastanza spinner se ne vuoi catturare qualcuno. Sì. Qui ne troviamo un altro. Strumento, tortapiè. Va bene. Ah, eri nascosta dietro la pianta, non ti vedevo. La persona che produce i nostri spinner, Perrin, è a corto di materiali. È per questo che sto testando materiali più durevoli per i nostri spinner. Ah, c'è la shortage dei materiali. Ma ho preso danno? Ma prendo danno facendo questa cosa? O i miei Coromon prendono danno? Salve. Per piacere, non disturbarmi. Sto cercando di concentrarmi a scegliere la bevanda da prendere nel distributore automatico. Che vergogna. Vergogna. Qui non c'è nessuno strumento nascosto. A quanto pare no. Ok, usciamo dal laboratorio. Abbiamo esplorato quello che dovevamo fare. Abbiamo preso anche degli altri strumenti interessanti. Usciamo. Ok, andiamo avanti. Salve Perrin. O meglio, Larry. Perrin è quello che troveremo a Villa Fieno. Glacial, quindi le voci sono vere. Il nuovo membro della squadra speciale dei Titani sei davvero tu? Certo, sono così felice per te. Festeggiamo imparando ad usare il modulo puzza. Ma in che senso davvero? Non ti piace il nome? Beh, scommetto che ti piacerà cosa può fare. Normalmente una zona d'erba come quella pullula di Coromon selvatici attacca brighe. Ma col modulo puzza basta uno zap e boom, tutti i Coromon nei paraggi se la danno a gambe. Repellente. Tieni, sembri proprio il tipo che impara con l'esperienza. Fammi installare il modulo puzza sul tuo guanto. Assicurati di trovarti all'interno della zona d'erba quando usi il modulo puzza, altrimenti non si attiverà. Ora dai, provalo. Tappati il naso e usa il pulsante azione secondaria per scansare i pericoli con la puzza. Eccellente, vedi come lampeggia la zona erbosa? Significa che puoi attraversarla liberamente senza che i Coromon selvatici ti attacchino. E in soli 5 minuti il modulo è già ricaricato e pronto per essere usato di nuovo. Utile, non trovi 5 minuti? E come sì lo è. Beh, è tutto per oggi. Ti contatterò quando saranno pronti dei nuovi moduli. Fatti una bella escursione e goditi la tranquillità di Villa Fieno. Splendidi speranza. Allora, 5 minuti è tanto come ricarica. Ok, 500 di oro. E se incontriamo dei Pokémon selvatici non è un problema per adesso. Anche perché vorrei catturarne altri. Vorrei combatterne alcuni per far salire i livelli nostri. Ma perché loro sono overclockati, tra l'altro? Colpo mi farà male, overclockato. Pure critico. Però prendo un po' di esperienza, dai. Ok.
Salve lei, sono allenatore. Salve giovane esploratore, sono il ranger di Parco Radioso. Se segui il percorso a nord, raggiungerai Villa Fieno. Fai attenzione quando entri nell'erba alta, ci vivono coromon selvatici. Ecco, prendi queste torte, ti serviranno durante il viaggio per Villa Fieno. Ok. Non provare a mangiarle tu però, le torte coromon sono ben diverse dalle tradizionali torte. Al palato umano potrebbero risultare amare e pastose, come una vitamina. Ma il sapore amaro di questi prodotti è proprio quello che serve a un coromon per tornare in perfetta forma. Ok. E qui mi sa che dovremmo dargli un strumento, a un coromon. Oggetti. Torta PS Small, diamola a lui. Ecco fatto. Gli altri li allenerò poi off screen. Qui abbiamo uno strumento. Abbiamo un coromon prima. Nuovo, Swurmy, da catturare. Vai, morso gelato. Ah, l'ho shottato con colpo critico, vabbè. Amen. Obiettivo sbloccato. Va bene. Qui abbiamo uno strumento, però, torta pie, small, ok. Un altro Swurmy. Magari un po' più forte di quello di prima, si può? No, sempre a livello 3. Usiamo Graffio, va. Ok, Furia. Cosa fa? Aumenta attacco fisico. Non ti servirà molto perché ora tu vieni con me, Spinner. Non voglio dare un soprannome a Coromon, però il sommario si vuole vederlo. Ha molti PS, sembra un tanchino questo Pokémon. Pochissimi attacco e velocità e altre statistiche. Tipo normale. Ha colpo e furia. Vabbè, colpo l'abbiamo già capito. Furia aumenta il suo attacco fisico di uno stadio. Va bene. Antidoto. Il Coromon sviluppa nel tempo un antidoto che può curare i membri della tua squadra dall'avvelenamento. Bello. Ti lo tengo. Non vuole dare il soprannome? Buono, buono. Proseguiamo. Salve. Ho detto salve. La mappa dice che qui si trovano dei Taddle, ma finora non ne ho visto neanche uno, nemmeno io. Tu ne hai uno per caso? No. Che peccato, volevo proprio vederne uno in azione. Beh, catturiamo un Taddle e facciamoglielo vedere se lo troviamo. Questo? No, Armado. Da catturare anche lui. Non dovrebbe morire con morso gelato. Mi sembra più tankoso di quell'altro, infatti. Ah, è diventato un blocco di ghiaccio. E si gode. Altro morso gelato. Perfetto. Concentrazione non ti servirà a niente. Ah, probabilità di colpo critico aumentato. Non ti servirà a niente perché ora vieni con me. Spinner. Vai, vai, catturati. Diamo un'occhiata al sommario, sì. Ok, questo è un tank, infatti, difesa fisica molto alta. Sempre di tipo normale, rarità comune. E graffio e concentrazione, ok. Abilità, accumulatore. Il Coromon a volte può accumulare oggetti che trova intorno al campo di battaglia. Raccolta, praticamente, utile. Tienilo, tienilo. No. Ma quando è che sali di livello? Bravo. Ah, immagino che quindi la barra sotto siano quei punti esperienza liberi che tu puoi distribuire dove vuoi. Immagino sia quello. Mentre la barra sopra è la barra esperienza del livello normale del Pokémon. Sì, qui l'abbiamo già catturato, quindi possiamo batterlo tranquillamente. Usiamo Graffio. Sperando di fargli un colpo critico. Abbassa la precisione, eh? Sì. Però colpisce comunque. Ma non gli fa un colpo critico, peccato. Quasi quasi potrei catturare anche lui. È un livello in più di quell'altro. Proviamo a catturarlo, dai, tanto non ci costa niente. Ci costa uno spinner e abbiamo anche altri due. E in caso possiamo comprarne. È rimasto con un PS. Direi di sfruttare questa cosa, no? Può controllare il sommario? No. Dare un soprannome? No. Sostituisci con un membro della squadra, sì. Sostituisci con questo Silquill.
poi darò un'occhiata a vedere quello che è migliore. Ok, proseguiamo. Torta combo, va bene. Immagino che ricarichi CPS e CPS. Posso andare qui? Non posso arrivarci qui però. Oppure c'è un passaggio segreto? Da qualche parte, arrivandoci da sotto. Sì, da sotto. Per me è da sotto. Andiamo a vedere. Swurmy l'abbiamo già catturato, giusto? Sì. Quindi possiamo tranquillamente ucciderlo. Furia, vabbè, non ci fa nulla. Vai. È sempre esperienza, eh? È sempre esperienza. Non si butta via nulla. Forse si può arrivare in qualche modo da sotto, appunto. Mi sa di no. Sa che ci serve tipo un modulo per arrivare lì. Silquil è a livello 5. Questo potrebbe darci un bel po' di esperienza, eh. Congelato? E vai, andiamo. Vai, Kub-Zero. Sì, infatti ce n'è andato un bel po'. Continuiamo a sbloccare obiettivi. Direi a questo punto di andarli a vedere. Questi obiettivi, queste conquiste che ci danno punti esperienza. Vinci 5 lotte, riscatta. Vinci 10 lotte, riscatta. Cattura un Cormon, riscatta. Cattura 3 Cormon, riscatta. Cattura 5 Cormon. Ottimo. E basta, credo. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare qui. Perfetto, torniamo su allora. Taddle non l'abbiamo ancora trovato, eh. Forse qui dentro? Nel fieno? Nel grano? No, ancora swarmi. Ancora questo cavolo di swarmi. Che però si prende un bel po' di danno, colpo critico. Il pulsante riposo può essere usato per recuperare il 50% di piede del tuo Coromon. Ok, va bene. Quindi devi farlo per forza in lotta. Che sta per arrivare al livello 8, Kub-Zero. Non è male. Non è male per niente. Salve. Sono i miei primi giorni da ricercatrice duellante. Mi daresti una mano a completare qualche obiettivo? Certo, lottiamo. Ah, quindi qua perlomeno ti chiedono se vuoi lottare. Interessante. Ora. Morso gelato. Così perlomeno puoi anche prepararti un po' prima, no? Cosa mi ha abbassato la difesa? Vai. E addio. Tanto è un altro Pokémon. Livello 8. 2 PS aumentato, eh. Gli altri tutti di 1. Ok. Toruga. A questo punto mandiamo. Butterbeat, manda. Così guadagniamo il doppio di... No, forse il 50% in più di soldi. Grazie alla sua abilità. E usiamo... Sonde. In teoria ora il prossimo colpo di Butterbeat dovrebbe fargli un male infame. No, mi abbassa cosa? La difesa, ok. Questo però gli fa male, eh. Punto. E non vorrei però che morisse lui. E niente, continuiamo con colpo. Mi fa male. Ah, peccato. Toruga ha mangiato un frutto? Che infame! Cambiamo Pokémon. E rimandiamo Kub-Zero. Vai. Voglio che prenda un po' di punti esperienza anche Butterbeat. Ok, va bene. E mo però ti prendi un bel morso gelato. Ah, non è molto efficace. Mannaggia me. E allora, graffio. Ti è insufficiente, vuoi riposare per recuperare punti? D'altronde sì. Ok, lui usa posa carina, va bene. Dovremmo essere però più veloci noi e con un graffio dovremmo poterlo battere, in teoria. Sperando anche in un brutto colpo. Ok, buono.
Abbiamo sconfitto Maria. Ma avevo bisogno di un'altra vittoria per riuscire duellante. Ok. Buono. E qua si può passare. E vedi che c'è comunque. Ci sono dei passaggi segreti. C'è segreti. Coupon per guanto. Va bene. C'è modo di arrivare a prendere quello strumento giù sotto, ne sono sicuro. Abbiamo superato il parco radioso. Siamo arrivati a Villa Fieno. Ok. Salve. Ehi là, sto cercando un mino. Se riesci a trovarne uno per me, ti darò volentieri in cambio un Buzzy. Non è potente, ma il mio Buzzy ha un grande potenziale. Ok, dobbiamo trovare un mino. Questo non spaventa passeri. Questo ragazzo dovrebbe ricevere un premio. È eccezionale nel suo campo. Va bene. Va bene. Queste freddure così a tradimento. Villa Fieno? Eccoci. Salve. C'era un tempo in cui non avevamo nessun tipo di tecnologia in questa città, ma i tempi stanno cambiando, e infatti a me servirebbe un centro Pokémon. Appunto, entriamo qui. Salve. Benvenuto nel nostro campo addestratori, sì? Vai. Beh, adesso non leggerò tutti i dialoghi di queste qui, sono sempre uguali. Perfetto, posso comprare qualcosa qui? Ok, posso comprare qui, perfetto. Servirebbero spinner, sicuramente. Investiamo questi 1000 gold in spinner. Poi queste per adesso non mi servono. Posso leggere qui? Sì, un sacco di libri, ma niente di che. Ok. Bene, siamo arrivati a Villa Fieno. E direi che per questo episodio è tutto. Io ti ringrazio, ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video, dove esploreremo Villa Fieno e tornerò anche con i Pokémon leggermente più allenati, probabilmente. Alla prossima!